Salve amici delle ricette di Zia Franca, siamo oggi di nuovo in cucina per preparare le barchette di melanzane al tonno, un po' diverse dal solito. Adesso vi elenco gli ingredienti. Abbiamo bisogno delle bellissime, delle belle melanzane abbastanza lunghe e larghe in modo da poter fare una barchetta. Abbiamo bisogno di un paio di scatole di tonno sott'olio, del mais, dei cetriolini sott'aceto, un peperone rosso o giallo, una confezione di robiola, del parmigiano, del pepe. E adesso andiamo a vedere come si realizzano. Prendiamo la melanzana, la spuntiamo e con un taglio preciso cerchiamo di fare metà in metà. Ecco, con un coltello, ovviamente uno scalino, vi aiutate e andate a scavare la mollica della melanzana. Mi raccomando, qui alla base cercate di scavarla un pochino meglio, sennò altrimenti sa di crudo. Una volta scavata la melanzana, la mollica, non tutta però, andiamo a tagliare a dadini e la conserviamo in una ciotola. La polpa di melanzane l'abbiamo fatta a dadini, l'abbiamo messa in questa ciotola. Adesso io prendo il peperone e lo vado a spuntare e a tagliare. Ci togliamo tutti i filamenti bianchi, puliamo per bene e anche questo dovrà essere tagliato a dadini. Dadini piccoli, mi raccomando. Il nostro peperone tagliato lo andiamo a versare nella polpa di melanzane. Adesso lo stesso procedimento vale per i cetrioli. Ecco, mettiamo tutto dentro. Il mais aggiungiamo. Prendiamo il nostro tonno e lo spezzettiamo il più possibile. Anche il tonno viene versato insieme a tutti gli altri ingredienti. Adesso a questo punto la andiamo un po' ad amalgamare, no? Ora io vado a versare dentro, o meglio, un po' a sminuzzare la robiola e verso tutto dentro. Aggiusto di sale, pizzichino. E continuo a mescolare. L'impasto è terminato. Aggiungo una manciata di parmigiano. Riprendo le nostre melanzane che sono state ovviamente svuotate e andiamo a riempirle. Abbiamo riempito le nostre barchette con il composto, dopodiché io vado a irrorare con un filo di olio extravergine
metto sotto nella teglia un po' di acqua in modo che non si brucino le melanzane. Ed ecco qua. Adesso queste belle barchette verranno infornate a 180 gradi per circa 40 minuti. A dopo. Amici, le nostre barchette di melanzane sono pronte. È un piatto estivo, quindi contornato da una buona insalata e un'ottima cena. Io vi aspetto alla prossima ricetta, spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un bel like al video, e iscrivetevi al canale e se vi piace commentate. Io vi do l'appuntamento alla prossima ricetta, un bacio, ciao a tutti, grazie.